Allora, Presidente, la presente delibera concerne la nomina dei componenti della Commissione della Capitolina delle Pari Opportunità. Questa delibera approda in aula dopo un iter procedimentale che ha visto la modifica dell'articolo 23 dello Statuto con la delibera numero 5 del 30 gennaio 2018. Attraverso la quale l'Assemblea Capitolina ha proceduto ad apportare delle modifiche ed ha previsto il luogo in sostituzione della Commissione delle Elette, la Commissione delle Pari Opportunità, composta da consiglieri e consigliere capitoline, rispecchiando la proporzione dei gruppi capitolini. In virtù delle nuove disposizioni statutarie, l'Assemblea Capitolina ha proceduto a modificare con la delibera numero 60 del 20 maggio 2018 l'articolo 96 del regolamento del Consiglio Comunale. Il medesimo articolo individua i compiti demandati a tale Commissione, stabilendo proprio per quanto compatibile che si applichi ad essa la disciplina del funzionamento delle commissioni permanenti. Vorrei sottolineare il valore e l'importanza di questa commissione, che oltre ad introdurre i consiglieri capitolini accanto alle consigliere, svolge una funzione importantissima e è a tutto tondo sulle pari opportunità tra tutti i cittadini, potenziando appunto la promozione delle pari opportunità e favorendo l'uguaglianza giuridica e sociale tra uomini e donne, sia nel corso della formazione professionale, nell'accesso al lavoro, all'avanzamento di carriera, cercando appunto di porre in essere tutte quelle azioni volte ad eliminare ogni forma di discriminazione relativa al sesso, all'età, alla cultura, lingua, opinioni politiche, orientamento sessuale, disabilità psicofisiche. È necessario quindi rendere operativa questa commissione mediante appunto la designazione e la nomina dei membri, dei relativi membri, che ovviamente debbono essere nello stesso numero stabilito per le commissioni permanenti. A tale scopo quindi il Presidente dell'Assemblea Capitolina ha inviato i capigruppi a formulare le proprie designazioni e in data 15 giugno 2018 tali nominativi sono stati formalmente comunicati dal Presidente dell'Assemblea mediante la conferenza dei Presidenti dei gruppi, il quale ne ha preso atto. In data 2 luglio 2018, ai sensi dell'articolo 49 del TUEL, il direttore della direzione di supporto giunta ed assemblea capitolina del segretariato generale, dottor Sergio Baldino, ha espresso parere favorevole sotto il profilo procedurale in ordine alla regolarità tecnica della presente delibera. Peraltro, trattandosi di un atto meramente procedimentale e di auto-organizzazione dell'organo, non si rende necessario acquisire il parere di regolarità contabile. Pertanto, qui di seguito ho la nomina dei componenti, dei membri della Commissione. Ardu Francesco, consigliere Baglio Valeria, consigliere Celli Svetlana, consigliere De Priamo Andrea, consigliere Di Biase Michela, consigliere Donati Simona, Ficcardi Simona, Grancio Cristina, Guerrini Gemma, Montella Monica, Penna Carola e Tranchina Fabio. Ha terminato, consigliera? Nominativi dei membri. Grazie.